Abbiamo appena visto che con 200 grammi di massa MB il sistema non scivola più a sinistra ma rimane fermo. Adesso un tipico errore degli studenti è di credere che se io supero i 200 grammi allora il sistema si mette in movimento a destra. In realtà non è così. Il sistema continua a rimanere fermo fino ad arrivare a MB2, che vedremo più avanti è un chilo e 80. Il motivo per cui il sistema rimane fermo anche superando i 200 grammi e non scivola subito a destra è spiegato qui attraverso due esempi, due casi particolari numerici. Qui ho immaginato di appendere una massa da 1,20 kg, quindi superiore ai 200 grammi, e poi da 1,60 kg, quindi mi sto avvicinando piano piano al 1,80 kg, oltre il quale il sistema si metterà in movimento. Facciamo vedere adesso che con 1,20 kg il sistema non si muove, anche se 1,20 kg è ben superiore a 200 grammi. Analizziamo tutte le forze sui tre blocchi. Il peso del mattone A è sempre 9,8 N. La tensione sinistra, le due tensioni a sinistra della corda sono 9,8 N anche loro. Invece il peso del mattone B, 1,20 kg, corrisponde a circa 11,8 N e basta moltiplicare questa massa per il campo di gravità G, 9,8 N al chilo. Quindi 11,8 N la forza peso del mattone B. La tensione sia questa che l'altra è lo stesso 11,8 N. Quindi sul blocco centrale agiscono una forza a destra 11,8 N e una forza a sinistra più debole 9,8 N. Se non ci fosse l'attrito, effettivamente il blocco si metterebbe in moto a destra. Ed è per questo che gli studenti, sbagliando, pensano che il sistema si muova a destra, perché vedono che questa massa è superiore a quest'altra, 1,20 kg è superiore a 1 kg, però non tengono conto che c'è l'attrito. L'attrito, come gli studenti, fa sempre un'azione da ostacolo, quindi cerca di impedire il movimento del mattone. Siccome il mattone, se non ci fosse l'attrito, si muoverebbe a destra, l'attrito nasce verso sinistra. Ed è questa la cosa importante che è diversa dai casi precedenti. Prima l'attrito nasceva verso destra. Questi infatti sono i disegni di prima. L'attrito nasceva verso destra perché il sistema tendeva a muoversi verso sinistra. E tendeva a muoversi a sinistra perché la massa A di 1 kg era superiore alla massa B che era di 200 grammi o poco più. Adesso invece, siccome la massa B ha superato la massa A, 1,20 kg contro 1 kg, l'attrito nasce a sinistra per impedire il movimento a destra. Quindi l'attrito va in aiuto della forza più debole e fa sempre così. Quindi l'attrito statico si mette insieme a questa tensione da 9,8 N e si sommano TA più la forza attrito statico per contrastare TB. Se vogliamo sapere quanto è intenso l'attrito statico, basta fare la formula inversa, TB meno TA, che portiamo a destra, quindi 11,8 N e TB, meno TA 9,8 N, sono 2 N. Del resto era anche intuitivo, senza bisogno di fare tutti questi calcoli, che l'attrito per tener fermo il mattone deve aiutare la forza più debole, questa qua, con 2 N. Infatti, 9,8 N con l'aiuto di 2 N dell'attrito fa 11,8 e è esattamente 11,8 N come la tensione B. Quindi queste due forze insieme contrastano e annullano quest'altra. Ci chiediamo, ma l'attrito è in grado di fare 2 N? Certo che è in grado, perché abbiamo visto prima che può arrivare fino a 7,84 N. Ed è anche per questo che io qui non ho scritto forza attrito statico massima. Non l'ho scritto neanche qua, ho scritto semplicemente forza d'attrito statico, perché come gli studenti, l'attrito statico fa sempre il minimo indispensabile. Quanto serve qua? Bastano 2 N e quindi fa il minimo. 2 N più 9,8 per contrastare 11,8. Vediamo che succede se aumentiamo ancora la massa MB a 1,60 kg. Moltiplicando 1,60 kg per 9,8 N al chilo, viene questa forza peso di B, circa 15,7 N. Anche queste tensioni B sono 15,7 N. Prima era 11,8 N, adesso 15,7.
Siccome la tensione A non è cambiata, è sempre 9,8 newton, perché non abbiamo cambiato la massa A. Allora questo mattone centrale è sottoposto a 15,7 newton che lo tirano a destra e 9,8 newton negli stessi di prima che lo tirano a sinistra. Adesso l'attrito, che va in aiuto della forza più debole, deve fare di più. Deve metterci la differenza tra 15,7 e 9,8 newton. Questa differenza è 5,9 newton, quindi l'attrito sta crescendo. Aumentando la massa MB da 1,20 a 1,60 kg, l'attrito è cresciuto da 2 newton a 5,9 newton. Non è ancora l'attrito massimo, perché al massimo può arrivare a 7,84. Quindi io qua non scrivo forza attrito statico massimo, perché questo è il valore minimo necessario per tenere fermo il sistema. Quindi il sistema continua a restare fermo grazie all'attrito, però l'attrito si deve sforzare di più di prima. Bastavano 2 newton, adesso servono 5,9. Se io continuo ad aumentare questa massa, l'attrito pure è costretto ad aumentare, fino a che a un certo punto questo attrito sarà costretto a dare il massimo. Quindi sarà costretto a esercitare 7,84 newton. E vedremo nel prossimo video che questo accadrà quando la massa B è 1,80 kg. Quindi, in conclusione, riassumendo, aumentando la massa MB, il sistema non si muove a destra, anche se MB è superiore a MA. Il sistema non si muove a destra perché l'attrito è rivolto a sinistra e riesce a tenere fermo il sistema. Però aumentando progressivamente la massa B, l'attrito è costretto a dare sempre di più, 2 newton, 5,9 newton. Quando arriveremo alla massa B di 1,80 kg, l'attrito sarà costretto al massimo, a 7,84 newton. Superato 1,80 kg, lo vedremo nel prossimo video, il sistema si muoverà a destra perché l'attrito ormai ha dato tutto ciò che poteva dare. Quindi non può dare più di 7,84 newton.